Ciao a tutti e ben ritornati sul canale Prestiti a Cartoni. Oggi vi porto un after patch di un glitch di creazione veicoli alla base operativa con l'Avenger. L'after patch è facilissimo, raga. Una premessa: mi sono dimenticato di me. Non dimenticato, non mi ha salvato un piccolo pezzo di gameplay. Ve lo spiego subito. Fatelo che è importantissimo. Allora, logicamente i requisiti base operativa, Avenger, l'RG Retro Custom o un Outlaw Rider nella base. Poi dobbiamo mettere sull'Avenger, dobbiamo andare su Avenger, servizi Avenger, e impostare l'opzione solo passeggeri. Mi raccomando, è importante. Quando avete impostato l'opzione solo passeggeri, entrate dentro, è qui che mi manca la clip. Dovete uscire con l'Avenger, scendere dall'Avenger, vedete che il vostro amico rimarrà nel posto passeggero. Questo passaggio è un po' importante, raga, perché altrimenti se fa dei glitch senza uscire fuori, il vostro amico passerà all'autoguida e a volte non si bugga. Quindi mi raccomando, uscite con l'Avenger, qui entrate e continuate ad eseguire i glitch. Quando il vostro amico è entrato nell'Avenger, tramite tasto PS va su una qualsiasi attività dove c'è scritto avvia GT Online e deve stare nella schermata nera finché voi non sarete tornati in sessione. Poi si dovrà unire a voi tramite un'attività che voi aprirete, ad esempio una missione, un lavoro da titano. Adesso ci bugghiamo come nel vecchio glitch. Andremo, appena che il nostro amico è nella schermata nera, freccetta destra, e dovremo andare sull'opzione che vogliamo uscire dalla base. Premeremo X sull'opzione esci dalla base operativa. Subito dopo tasto PS e andremo su una qualsiasi applicazione che ci permetterà di mettere GTA in sospeso. Io vi consiglio come sempre Spotify, perché per me è migliore, si avvia subito. Una volta che saremo tornati poi su GTA avremo una schermata nera, la confermeremo, che ci dice che l'applicazione sarà messa in sospeso. Purtroppo oggi, scusate, ho avuto problemi nel registrare, non volevo rifare il glitch da capo perché fra un po' devo uscire, devo prendere il bambino. Comunque, appena che siamo spawnati in una sessione, tramite il party andremo a unirci al nostro amico. Siccome che la sessione è sessione amici, non avrete bisogno di invito, quindi vi consiglio anche di farlo in sessione amici anziché inviti. L'unico è qui che dovete stare attenti: quando voi abbiate la missione per far spaccare il vostro amico, se siete inviti logicamente ci dovete mandare l'invito, lui da metà CDS accetterà l'invito e da lì si sbagherà. Comunque vi consiglio sessione solo amici, per me è la migliore. Poi se c'è qualche amico che non prende Plotas lo togliete dagli amici. Comunque ora il vostro amico dove andrà? Su party, partecipa a sessione, aspettare qualche secondo che vengono recuperati i dettagli, deve premere cerchio e accettare la schermata nera. È la seconda che gli dice che la sessione è stata annullata. Dopo che avrà accettato tutte le schermate nere, spawnerà in cielo e ritornerà di nuovo da voi nel bunker. Poi andremo a fare tutto come nel vecchio glitch. Andremo fuori. Io qui adesso avevo l'ho preso, la rimando indietro. Richiedete un faggio, un RH8, quello che volete. Vi ricordo sempre che i faggio sono più veloci perché le chiamate dal touchpad, quindi non dovete aspettare i 5 minuti del meccanico. Una volta che avete richiamato l'auto a cui la macchina perde la targa, si andrà a sostituire. Rientreremo nella base a piedi, andremo con il nostro amico vicino all'auto che vogliamo duplicare, ci saleremo su, mentre lui entra voi scendete quasi all'unisono, come potete vedere poi nel gameplay. Una volta che l'amico riesce a guidare la macchina, la mette in posizione. Poi, come al solito, una volta che è messa in posizione, premete sempre il tasto triangolo
vedete se avete teletrasporto nel veicolo. Se l'avete tutto bene, andate vicino al pallino giallo, premete insieme triangolo X e sparite fuori con l'auto. A questo punto la potete portare sia in garage oppure nel centro operativo mobile. Io preferisco il centro operativo mobile, così non faccio chilometri. Una volta che avete messo l'auto nel centro operativo mobile, quando siete arrivati fuori la base, basta richiedere un faggio e siete pronti per la prossima duplicazione. Vi ricordo, tag personalizzate non servono, perché cambiate tag ogni volta che dovete farla. Poi con questo glitch potete anche spostare veicoli come l'altra volta, veicoli speciali, li potete spostare, potete spostarvi qualche aereo nella base, si può fare la targa bianca, potete fare tante belle cose. Per me questo è un bellissimo glitch, si possono fare tante belle cose. E raga, vi lascio il resto del gameplay, un bacione a tutti, come sempre se vi servono soldi sul proprio account, account glitchate e moddate, basta che ci contattate. Siamo su quasi su tutte le piattaforme dei social, Instagram, Facebook, Telegram, siamo dappertutto. Raga, un bacione a tutti e ci sentiamo nel prossimo video.